giusto per capire, siccome io sono in quello lato server, chi è che scrive in PHP? La programmazione, proprio, cioè, chi è che non programma, nel senso che usa i tool e quindi insieme al coso, il content editing, così. Quando con HTTP, vagamente, ecco la roba che funziona sotto e che... Allora, per me il browser non è solo. Sì, esatto, ci pensa tutto il browser. Allora, va bene, quindi mi ha già presentato Ole, quindi sentiamo. Allora, qui la presentazione va, ma perché c'è, dobbiamo passare o perché è stato creato HTTP2, no? Perché questo protocollo qua c'è, funziona, è probabilmente il protocollo di alto livello di più successo che sia mai stato inventato, nel senso che oggi tutto funziona su HTTP e se non funziona su HTTP qualcuno anche si lamenta. Se andate dai sysadmin e gli dite apritemi la porta 85, vi sparano, ma se gli dite apritemi la porta 80, nessun problema, ok? Quindi è stato un successo. Questa qua è la pagina del V3C, quindi il consorzio che si occupa del web, nel 96. La pagina era un file HTML 600 bytes, 600, non K, eccetera, proprio 0,6K. Nel 96 è stato anche l'anno in cui il protocollo HTTP 1.0 e poi più avanti l'1.1 è stato standardizzato. Quindi, quando hanno fatto il protocollo HTTP, questo era il web di quei tempi là, 20 anni fa. Ok, fast forward, questa qui è la stessa pagina del W3C del 2015, ci sono 41 risorse da scaricare, 366 kilobyte di roba da scaricare, quindi è 60 volte in più di quella di 20 anni prima, 4 CSS, 2 JavaScript e 34 immagini, che uno guarda la pagina e dice dove sono le 34 immagini, perché è difficile vederla. Però ci sono i pixellini uno per uno, l'ombra, il ritorno del V3C, non so che dare. La cosa interessante è che questa pagina qua non è neanche lontanamente vicina alla pagina media che si trova oggi sul web. La pagina media del web di oggi è questa, cnn.com. Questa scarica 95 risorse, 6,7 MB di roba scaricata, 3 file HTML, 4 CSS, 30 JavaScript e 58 immagini, ok? E questa è più o meno la pagina media, si parla di un centinaio di risorse da circa 30 domini diversi, per 6,7 di più della media, però la media è megabyte, non si parla più di kilobyte o di così, cioè ormai le pagine medie del web sono sui megabyte, quindi è scaricate 2-3 per volta. Questa pagina qua, mi sembra, quando ho fatto la presentazione, che ho scaricato proprio questa, faceva rendering in 8 secondi, ok? Che per scaricare così tanta roba, buttala anche via, però sono sempre 8 secondi, voi cliccate cnn.com, premete invio e aspetta 8 secondi, ok? Cosa è successo? Che il web... Dal 96, singole pagine, 600 byte, completamente esploso, ok? Questa è la cosa positiva di quello che è successo in questi 20 anni. Però il protocollo si è aggiornato con i contenuti e con le applicazioni web che facciamo noi adesso 20 anni dopo? No, è sempre lo stesso protocollo di 20 anni fa. E il problema di quel protocollo lì è che è estremamente inefficiente. È stato progettato per quel web là, non per il web di oggi, ok? È come avere... la macchina di 20 anni fa è un euro meno 5 che oggi non va bene, non consuma troppo, è rumorosa, non è isolata, piove dentro, devi portarla sempre dal meccanico. Questo è il protocollo HTTP 1.1 che abbiamo oggi. In più, e qua mi diverto, perché quando vado a fare questa presentazione ai server-sider, quando chiedo questa roba qua, silenzio assoluto. Chi è che sa che cos'è il domain sharding? Qua. Che miseria. Image spriting? Ah, ok. Resource inlining? No, non sono sicuro. Ok.
Allora, queste tecniche qua sono adesso catalogate come best practices per fare un sito web veloce, ok? Ma non sono best practices, sono best practices con la macchina di 20 anni fa. Queste in realtà sono workaround per il fatto che il protocollo HTTP è un protocollo vecchio, ok? E che non è efficiente. Quindi bisogna trovare dei workaround e usiamo queste tecniche qua per migliorare questa cosa. Allora, visto che non sapete cos'è il domain sharding, domain sharding funziona così. La specifica HTTP dice che il client, cioè il browser, non può aprire più di 2 connessioni verso un singolo dominio, ok? I browser hanno detto, se apro solo 2 connessioni, posso mandare solo 2 richieste in parallelo, ok? Quando ne devo scaricare 95, come quella CNN, sono 2 e aspetta che ritornino, 2 e aspetta che ritornino, eccetera. Sono 50 viaggi avanti e indietro. Se voi avete una latenza di 200 millisecondi perché il server è negli Stati Uniti, sono 50 volte 200 millisecondi, che fa 10 secondi, ok? Quindi un sacco di tempo, ma solo a scaricare la roba, non ho neanche cominciato a fare il rendering. Solo il tempo di trasportare la roba avanti e indietro impiega così tanto. Quindi i browser cosa hanno fatto? Hanno detto, vabbè, dicevano 2, ma chi se ne facciamo 4. E così Internet Explorer è stato il primo a metterne 4. Chrome hanno guardato e hanno detto 4, 4 anche noi allora. Firefox 4 anche noi. Chrome ha detto, beh, ma perché 4? 6. Firefox 6, Internet Explorer 8. Quindi cosa succede però? Qual è il problema di questa cosa qua? Uno è che per il client non è un grosso problema aprire 8 connessioni, ok? Per il server, se per ogni client che esiste che arriva al vostro sito web deve gestire 8 connessioni invece che 2 o 1, si tratta di moltiplicare il lavoro per n volte, 4 volte, quindi voi dovete prendere 4 server invece che 1 per gestire lo stesso carico, ok? Se passate da 2 a 8 connessioni per ogni client. Perché poi non è che non le usano, le aprono, in particolare tutti i browser adesso hanno dentro delle ottimizzazioni, fanno prefetching, quindi ne aprono 8, ti bombardano subito, poi vediamo se non serve la roba, ok? Intanto le apro. Per noi che scriviamo software server side, questo è un grosso problema, ma poi ci sono anche in letteratura, vanno visto a tediare. Quindi i browser hanno cominciato a dire, vabbè, HTTP diceva 2 connessioni, facciamo 8. Però anche i server, lato loro, dicono, ok, io che devo servire contenuto web, voglio cercare di farlo nella maniera più veloce possibile. Anche qui mi sto a tediare perché riguardo un po' più il mondo server, però questi qua sono degli esempi del fatto che quando voi fate un sito web volete veramente che questa cosa sia più veloce possibile. Ci sono degli studi proprio anche sociali, ma anche proprio di come funziona l'occhio umano e il cervello umano per dire questo sito web è più veloce di un altro, okay? Quindi roba spessa, ma che ha anche un fondamento scientifico. Per esempio, Shopzilla, e-commerce online, hanno cambiato la landing time della landing page da 6 secondi in rendering a 1,2. Cosa è successo? Hanno fatto il 12% in più di revenue e il 25% in più di page views. Allora, voi vi immaginate, avete un wizard del performance, lo chiamate qua e dite, ok, quanto costi? Costo, non so, 1000 euro al giorno, ok? Si mette lì, in una settimana passa da 6 secondi a 1,2, Shopzilla, che fanno i milioni, fa il 12% in più di milioni. Te li do subito 1000 euro al giorno, capito? Non ho nessun dubbio, quando mi fai il 12% in più di revenue. Amazon.com, che fanno sempre milioni, hanno misurato, hanno iniettato dei ritardi di 100 millisecondi sul rendering delle pagine. 100 millisecondi è un limite che il cervello umano riesce appena a distinguere da qualcosa. Per esempio, quando sbattiamo gli occhi, sono 300-400 millisecondi. Okay? Quindi già uno dice, 100 millisecondi però nel rendering della pagina, il cervello umano riesce a dire questa pagina è più veloce di quest'altra.
è qualcosa che è impalpabile, quasi non misurabile, ma il cervello umano riesce ad accorgersi di queste cose. Cosa fai? Resti di più su quel sito lì, perché fai clic-pum, so che bello, clic-pum, su più roba, perché è subito immediato. E quindi fanno l'1% in più di revenue per ogni 100 millisecondi. L'1% di 100 milioni sarà un milione. Anche loro faccio 100 millisecondi, cioè mi metto e mi impegno per fare questo cambio, ok? Vabbè, ci sono altri esempi, eccetera, però Mozilla.org, da dove scaricate il Firefox, hanno ridotto di 2,2 secondi il rendering della landing page, 60 milioni di download in più del browser Firefox all'anno. Ok? Quindi non è soldi, ok? Quindi non è che si fa questa roba qua. Anche come diceva prima Oleg, perché fai un gruppo sulle web performance? Ma non perché ci piace essere tecnici e dire no, ho compresso il mio CSS, ho tolto un byte al mio CSS. Non è per quello che lo facciamo. Lo facciamo per questo, ok? Perché è così, è questo la vera motivazione che c'è dietro. La parte tecnica in dettaglio, ma in realtà sono i soldi, ma adesso qua dico soldi, ma lo sapete che il SEO calcolato da Google è calcolato in base alla velocità del sito, aspetta, no? Questo è ormai il predominio pubblico. Quindi, se il vostro sito è lento, è in seconda pagina. Quanti cliccano sulla seconda pagina di Google? 4%. 4? L'ultima che sapevo era meno dell'1%. Quindi nessuno va in seconda pagina di Google, ok? A meno che stai cercando una cosa che non ti ricordi più quali erano le parole chiave, sai già cosa vuoi cercare, ok? Se vai, stai in prima pagina, sei lento, non sei in prima pagina, hai perso i soldi. Allora, adesso qua entriamo un po' in qualche dettaglio, ma è roba piuttosto tecnica. Se a un certo punto state commentando anche dal cavo, qualcuno alza una mano e mi dice skip e io vado avanti. Allora, protocollo HTTP 2, ok? Quindi cosa è successo? Un gruppo di gente si è seduto intorno a un tavolo e ha detto basta HTTP 1, dobbiamo passare a qualcosa di più efficace, efficiente anche, ok? Google, che ha sia il client che il server, ha messo in piedi un protocollo sperimentale che si chiamava Speedy, ok? Quanti di voi hanno un account Gmail? Tutti. Non state più usando il protocollo HTTP da 6-7 anni, ma non ve ne siete mai accorti, ok? Perché? Perché Google è stato in grado di creare questo protocollo qua e dire al browser, prima Chrome, ma poi anche Firefox l'ha implementato e poi anche adesso Internet Explorer, dire ok, provo ad aprire una connessione verso il server mi risponde e mi dice guarda che parlo, Speedy, ma anche HTTP 1.1 se proprio vuoi. Ma se il client dice, ah parli Speedy? Ok, allora parlo Speedy, ok? Speedy è poi stato evoluto in HTTP 2, è un protocollo binario, quindi non è più un protocollo testuale come era HTTP. Avete presente più o meno una richiesta HTTP è get spazio URI spazio HTTP 1.1 carriage return poi getter host 2 punti localhost. È un protocollo testuale che è bellissimo da vedere per gli umani, ma per una macchina fare il parsing di una richiesta HTTP è straordinariamente complicato. Perché? Perché funziona così, prendi il primo carattere, è un carriage return, cioè sono alla fine della riga, no, allora è la G di get, mettiamola da parte. Prendi il secondo carattere, è un carriage return, no, allora mettilo vicino all'altro e così via, no? Ora che è arrivato in fondo alla riga avete fatto un bel po' di lavoro, vai a capo della riga e vai. È il primo carattere, un carriage return? No. Poi, siccome però sono gli header, è un 2 punti perché separano il nome dell'header dal valore dell'header. È così, insomma, complicato. Invece un protocollo binario, che vantaggio ha? Ha questo vantaggio qua, che mi dice, ok, ti sto mandando un header HTTP, ok? Il formato in cui te lo mando è la lunghezza del nome,
Ok, quindi 18 byte, poi i 18 byte del nome, poi ci metto un altro byte che ti dice quanto è lungo il contenuto, o 2 byte, quanto è lungo il contenuto, e poi il valore della. In questo modo qua non devo stare a chiedere per ogni carattere chi sei, cosa fai, se sei due punti, se eccetera. Molto più efficiente. Ok? Ho usato su frames, quindi praticamente c'è un pacchetto che si chiama headers che contiene la richiesta per PB e eventualmente i dati, per esempio se fate dei post in upload, qui ci sono i contenuti di quello che state uploadando. Allo stesso modo la risposta è in un pacchetto headers che contiene la risposta, gli headers della risposta, più i dati che volete mandare indietro. HTTP2 funziona solo, è implementato dai browser solo su TLS. TLS è SSL. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi avete un sito web e non avete il certificato per quel sito web per far funzionare HTTPS, e volete usare HTTP2, dovete comprare il certificato. La buona notizia è che adesso sono gratis, cioè si possono trovare certificati gratis, ok? Quindi non dovete più per forza pagare. Noi ad esempio spendiamo credo 300 euro ogni 350 dollari ogni 2 anni per i nostri domini, che insomma per uno che magari ha uno small business eccetera sono soldi, ma più che soldi è il processo, no? Ti devi ricordare che tra 2 anni scadono, prima che scadano devi ricordarti di rinnovarli e pagali di nuovo, nel frattempo magari quella certificate authority è fallita o è stata venduta a qualcun altro, insomma richiede un processo, richiede mettere in atto un processo che prima non c'era bisogno, perché era tutto in casa. Tuttavia c'è anche un grosso movimento che dice critichiamo tutto quanto, no? I scandali dell'NSA, Wikileaks e quant'altro che è successo nel web hanno un po' forzato tutti quanti ad andare in quella direzione, per cui, non so, Wikipedia fino a un anno fa era in HTTP, ma adesso è solo in HTTPS, Facebook lo stesso, Twitter lo stesso e così via, tutti quanti, Google da anni. Perché è stato il primo proprio a sperimentare con queste cose. Okay? Ci sono alcuni problemi ovviamente usare solo HTTPS, però insomma, se volete poi ne parliamo in dettaglio. L'altro grosso problema di HTTP 1.1, anche qui in dettaglio tecnico, è che voi potevate mandare una sola richiesta su ogni connessione che aprivate. Quindi voi aprite una connessione TCP, mandate una richiesta e poi quella connessione lì non può più essere usata. Okay? Dovete aspettare che il server risponda e quando ha risposto potete mandare un'altra richiesta. Okay? In HTTP2, allora, tutta questa cosa è molto inefficiente. Poi se abbiamo 5 minuti in più magari vi faccio vedere la demo che ho però al computer, quindi facciamo un capannello sudaticcio per vederlo, o se no ne parliamo dopo. È particolarmente inefficiente, ci sono delle inefficienze anche proprio a livello del protocollo più basso che è TCP. In HTTP2 hanno detto, ma non facciamo più così, no? Perché sennò di nuovo è, ok, allora, quello ne apre 8, adesso con HTTP2 ne facciamo aprire 10, ma poi diventeranno 12 e... Allora hanno detto, vabbè, apriamone una sola, ma in quella singola connessione possiamo mandare quante richieste vogliamo. Ok, semplicemente cosa facciamo? Attacchiamo ad ognuno di questi frame headers un identificativo che dice questa è la richiesta numero 1, questa è la numero 2, questa è la numero 3 e questa è la risposta numero 1, la risposta numero 2, il pacchetto dati numero 1 della risposta numero 2 e così via. Okay. Particolarmente facile, questo è il pacchetto numero 1 dei dati della richiesta numero 3. Molto semplice. Okay. In questo modo qua abbiamo risolto un grosso problema, che è quello dell'image spriting. Okay? Perché si fa image spriting? Perché l'idea, image spriting, sapete cos'è? Uno solo, che non lo sa. Ok, allora, image spriting funziona così. Voi avete tutte quelle belle iconcine, per esempio, non so, state facendo un'applicazione che ha bisogno di una toolbar, no? E quindi avete, non so, l'iconcina di salva, l'iconcina di undo, l'iconcina di redo, eccetera, eccetera.
per scaricare tutte quelle concine lì. Ogni concina è un'immagine ed è una richiesta, è ripartito il condizionatore. Thank God. Non hai fatto? Ah, probabilmente un meccanismo. Dovete scaricare tutte quelle piccole immagini, ok? Questo però, quando voi arrivate sulla vostra landing page, dovete fare la richiesta per la pagina HTML e poi all'interno di quella pagina ci sono un milione di tag IMG che il browser deve risolvere, e ce ne sono tantissimi. Allora, cosa facciamo? Non c'è problema. Facciamo che mettiamo una sola richiesta, l'immagine che scarichiamo è una specie di composizione di tutte le immaginine più piccole, ok, in un'immaginone più grossa, e poi cosa facciamo? Diventiamo pazzi di CSS per andare a ritagliare il quadratino giusto all'interno. Però questo qua è il fare, quindi usate le classi CSS per dire: guarda che questa immaginina qua dobbiamo andare a fare il crop dell'immagine unica che abbiamo scaricato, ma in questa posizione qua esatta. E quindi vai di calcoli, sbagliate di un pixel, ore e ore di sviluppo per fare il meglio spike. Ok? Quindi, perché non c'è più bisogno? Perché il motivo di fare image spriting era che il numero di connessioni era limitato. Adesso, per esagerare, facciamo due, no? Scaricate l'HTML, poi ci sono 40 immaginine da scaricare. Allora, scaricami le prime due, torna indietro, scaricami le seconde due, torna indietro, scaricami le terze due, torna indietro, sono solo a 6, devo arrivare a 40. Ora che lo scaricate tutto, divento vecchio. Certo, poi sono cacciate dal browser, eccetera, però la prima impressione è quella che conta. Okay? Allora, qui invece cosa succede? Che io scarico l'HTML, dopodiché faccio il pass dell'HTML e dice: oh, guarda, vedo questa immagine qua da scaricare, non c'è problema. Appena fa il pass del primo tag img, pam, spara una richiesta. Al secondo pass del tag img, pam, spara un'altra richiesta. Non deve aspettare che quella torni indietro, ok? Quindi praticamente tutte e 40 le immagini vengono bam, sparate contemporaneamente quasi all'interno della connessione e mandate al server. Ok? Ma c'è di più. L'altra cosa interessante è: chi di voi ha mai fatto lo sniffing dello user agent? Ok? Ah, voglio sapere se tu sei Internet Explorer, la versione. Tutta questa roba, allora, la stringa dello user agent è circa 100-150 bytes, okay? Una roba lunga, tanti bytes. Se voi pensate alla pagina del 96, era, cioè solo la stringa dello user agent era enorme rispetto alla pagina che veniva scaricata, era circa un quarto. Questa stringa è una costante, ok? È assolutamente una costante. Per ogni richiesta che voi fate è sempre la stessa stringa. Allora, cosa fa HTTP2? Dice: ok, uso un meccanismo di compressione per cui ti dico: guarda, la prima volta ti comprimo tutti gli header HTTP che tanto sono costanti, ci sono dentro, accept, che vuol dire tutti i content type che il browser accetta, accept language, le lingue del client, lo user agent, l'host header, eccetera, eccetera. Tutto è costante, no, l'host header no, ma le altre sono pressoché costanti, ok? Allora succede che con HTTP 1.1, nella prima richiesta, ci sono circa 400 bytes di header. Okay? Con HTTP 2, la prima richiesta viene compressa a 250, ma le altre richieste, quelle che vengono dopo, 10 bytes. Okay? Abbiamo fatto un 40 volte di riduzione solo sugli header. Certo, abbiamo ridotto solo 400 byte, che non è il grosso della roba che passa nel nostro traffico, nel nostro sito web, no? Il grosso sono le immagini, i contenuti, eccetera. Però intanto, se paghiamo Amazon su byte, per byte di traffico che faccio, cioè, se me le riduci, proprio i guadagnati me li butto via. Ok? Aspettate un secondo. Ok, c'è un'altra feature che si chiama Request Prioritization, che è un po', è ancora dibattuta, okay? Il protocollo è nuovo, ci sono alcune cose che sono state provate, che è dimostrato che funzionano molto bene, altre così. Per esempio, questa qua permette ai browser di dire: scarico questa cosa, poi ti mando un'altra richiesta, per esempio per il CSS, okay?
però poi mentre sto andando avanti a fare il parsing dell'HTML salta fuori che devo scaricare anche il JavaScript, che io dico che è più importante del CSS. Allora cosa faccio? Vorrei dire al server: sai il CSS che ti ho chiesto prima? Dammelo più tardi, bassa priorità adesso, ok? Quindi dammi un JavaScript invece, che questo mi serve di più. Poi salta fuori che andando avanti a fare il parsing e dà: no, adesso proprio mi serve il CSS. Allora cosa fate? Dovete dire al server: ricordi il CSS prima, adesso lo voglio in altra priorità. Insomma, una feature un po' complicata, c'è tutta la latenza di mandare questi messaggi dal client al server, mentre il server è... il server, adesso siete tutti lato client qua, no? Ma per un server che ci ha collegato i browser da tutto il mondo, la cosa più importante di tutte è quando gli arriva una richiesta, bam, ti servo subito. Perché voglio stare lì a vedere se è proprio sicuro? Aspetta un momento che forse mi puoi cambiare la priorità. No, perché ne devo servire un milione di altri, capito? Quindi, è vero che questa cosa serve per un client, per far rendere più veloce, ma non è detto che il server, dovendo implementare questa cosa, diventi poi più veloce a servire le cose. Soprattutto, probabilmente ci sono grossi vantaggi a servire un client, ma servirne milioni non lo so. L'ultima gemma che c'è in HTTP 2, di cui vi parlo, ce ne sono altre ma sono tutte più tecniche, ah, bella libellula, si chiama invece HTTP 2 push. Ve la spiego, che faccio prima. Funziona così. Qui c'era l'animazione, ma PDF. Allora, questo è HTTP 1.1, no? Cosa succede? Faccio la richiesta per index.html e mi viene ritornato indietro. Finché non viene tornato indietro non posso fare altro, no? Quando arriva di qua comincia a fare il parsing del file e il browser dice: ah guarda, c'è un link a un JavaScript e un ref a CSS, ok? Quindi apro, ho due connessioni disponibili, queste due le mando in parallelo, ok? E arrivano qua in parallelo. Dopodiché però nel CSS avete messo una background image, ok? Con URL. E quindi ovviamente finché il CSS non torna indietro e il browser comincia a fare il parsing del CSS, solo allora capisce che deve scaricare image 1.png, ok? Quindi sono 1, 2, 3 round trip per una pagina molto semplice, ok? Cosa può fare il server con HTTP 2? Può dire: guarda, ogni volta che mi viene richiesto index HTML, so che mi viene richiesto subito dopo anche 1, 2, 3. Ok, sono risorse che sono correlate a quella pagina. Ok, sono, il web di oggi è fatto così, non è una singola pagina HTML che scende giù e c'è tutto dentro, no, è una pagina ma poi c'è del contenuto ricco che va a rimandare, va al server di nuovo a rimandare, che manifesto, che manifesto, eccetera. Il server può costruire una cache di come sono costruite le pagine in base a come il client gliele chiede, ok? E quindi mettere insieme questi quattro elementi. Dopodiché, quando arriva un browser HTTP 2 con push, cosa può essere fatto? Beh, il browser mi chiede index.html, dopodiché il server gli dice: guarda, lo so che ti serve questo HTML, ma ti servirà, ojo, anche il JavaScript, il CSS e anche queste immagini ben grandi. Bravissimo, bravissimo, buon peso, ok? Prendi giù tutta questa roba. Ma la memoria di questa cosa rimane a livello web server? Questa cache è a livello web server, sì. Allora, questa... Non sono i programmatori server side che dicono questa pagina dipende da... Ottima domanda, ottima domanda. Vengo anche a questo dettaglio qua. Allora, in Getty, che è il server sul quale lavoro io, questa cosa è automatica, quindi il programmatore non deve fare nulla, assolutamente nulla. Su Nginx, per esempio, o su Apache, che sono delle soluzioni tipiche per deployare PHP, eccetera, cosa succede? Che il programmatore invece deve metterci lo zampino. Perché? Perché Nginx o Apache non sono così furbi da capire, da correlare queste risorse qua. Quindi cosa fanno? Chiedono allo sviluppatore di dire: guarda, se tu nella risposta HTTP mi aggiungi un header che si chiama link e mi metti il nome della risorsa, ok?
a quel punto lì io so che tu vuoi correlare questa pagina che io ti ho appena mandato con quest'altra di cui tu mi hai messo il link, ok? Quindi l'applicazione, quindi il programmatore deve aggiungere questo link. Quando questo link, la risposta, quindi arriva a Nginx, Nginx guarda la risposta e dice attenzione al link, allora a questo punto qua so cosa fa, so che ho correlato queste risorse qua e a quel punto poi te le può mandare insieme. Devo essere sincero, non conosco bene il meccanismo, se questa cosa qua funziona. C'è una proposta di usare questo nuovo header che si chiama link per fare questa funzionalità. Non è particolarmente necessario, noi lo facciamo senza. Quindi, anche l'altro articolo della mattina correlata è come si invalida questa cache. Cioè, se io cambio l'indice server ML, lui rigenera questa cache in automatico. Lato server, quindi dici? Sì. Allora, questa cosa qua è completamente programmabile, nel senso che lato server in Java. Quindi se tu hai bisogno, per esempio, di dire la mia di implementare la tua logica, quindi per esempio, insomma, invalidami la cache ogni x minuti, oppure invalidami la cache se questa condizione succede, questa cosa devi ovviamente programmarla tu, perché noi in Jetty non sappiamo qual è la tua logica di business, però la puoi programmare, puoi scriverti una versione più sofisticata di questa cache che noi abbiamo di default, che è molto semplice, però lo puoi fare, okay? A quel punto lì però diventa, stai proprio andando a, come dire, spostare il bit, okay? No, cioè volevo capire se da qualche parte è rimasta base, che ne so, l'hash dell'index HTML. Quindi in base al cambio di index.html, no, questa cosa non la facciamo. Se vuoi applicare questa logica si può fare, okay? Cioè si può fare, la scrivi una volta con la logica del relativo refresh con un numero caso, quella ovviamente per lui è un'altra pagina index, quindi che è una tecnica usata, perlomeno io la uso spesso per invalidare la cache, lungo un interrogativo, un numero random, quindi so che per il server o per il server, no, io lo faccio la 10 la varnish. Però a questo punto qua, questa cache qua diventerebbe enorme, perché sono sempre, diciamo, ID random diversi, per cui questa cache qua diventerebbe enorme, mentre il vantaggio di avere questa cache è proprio il fatto che il primo client della popola, e tu fai il reboot del server, il primo client che arriva ti popola la cache, tutti gli altri beneficiano di questa cache. Quindi il primo deve fare i tre. Sì, di un random, però versione 1, versione 2, versione 3. Sì, ma. Esatto, se poi tu hai un altro client che ti chiede la versione 1, allora beneficia della cache. Ok. Solo una domanda? Certo. Nella slide quella precedente, in questo momento, si comporta in questo modo, manda una richiesta al server, sì, per le risorse, per esempio, application JS, stack CSS, sì, lui, il server, per ogni risposta, invia un header dove possibilmente questa risorsa può essere messa in cache, quindi per esempio può essere un, sì, risultato 200 quando la scarico la prima volta e successivamente un 304, sì, per dirvi io l'ho conservata in cache, quindi te la restituisco perché la risorsa non è stata modificata. Sì. In questo caso ha dato un conto 2, è consapevole di queste risorse che vengono modificate o meno sul lato server? Allora, la risposta è, questa cosa di cui tu stai parlando sta a un livello semantico sopra il protocollo, non dipende né da HTTP1 né da HTTP2, per esempio questa stessa cosa che tu hai detto la puoi fare con FastCGI, anzi lo fate già con FastCGI. Nginx con WordPress come funziona? Arriva la richiesta HTTP, Nginx la converte in FastCGI, viene mandata all'engine FastCGI usando un protocollo diverso, non è HTTP1.1, è FastCGI. FastCGI prende questa richiesta, dice devo far partire un interprete PHP per questa risorsa con tutte queste informazioni, parte l'interprete PHP, ti fa il rendering della pagina, viene ritornato indietro usando FastCGI e convertito di nuovo HTTP e all the way down to the client. Okay? Quindi questa semantica qua, quella di dire, il client ti dice ti chiedo questa risorsa, ma dimmi se è ispirata al server, sta a un livello semantico sopra, cioè non importa come la trasporti, puoi trasportarla con la Ferrari
o con la 500, ma il contenuto che stai trasportando, cioè è questa richiesta ancora valida, è questa risorsa ancora valida, è lo stesso. Quindi non cambia nulla da questo punto di vista qua. Quello che facciamo nella cache è però quello di non fare la cache di risorse che vengono richieste usando gli header condizionali di questo tipo, perché vuol dire che il browser ce l'ha. Qui si apre un mondo. Perché? Perché immaginati se il client fosse in grado, invece che di mandare al server il contenuto della propria cache. Ok? Cioè il client non è che mi chiede la risorsa è ancora valida, mi chiede voglio questa risorsa qua, guarda che io nella mia cache ce l'ho questa e non solo ho questa, ho tutte le risorse che precedentemente ho correlato a questa qua, ce le ho con queste date di espirazione, ok? Ti mando tutto il pacchettone, dopodiché il server a quel punto vuol dire attenzione, questa te la mando giù perché è cambiata. Application.js non è cambiato, lui ce l'ha nella cache, è ancora valida nella sua cache, non gliela mando. Ok? Si apre un mondo di efficienza che viene abilitato da HTTP2, perché HTTP1 non ha la possibilità di mandare a fronte di una richiesta, non ha la possibilità di mandarti indietro quattro risposte. Perdona la domanda da ignorante, ma se però se ce l'hai in cache, la chiede al server? No, non la chiede neanche al server. Dipende, può non chiederla, dipende dagli header di caching, può non chiederla, oppure può chiederla se per esempio la risposta è stata mandata con una data di scadenza, è stata modificata. Esattamente, non so, tipo per certe risorse il browser dice ok, io non ho informazioni della cache, ce l'ho qua, però fammetela chiedere con, e questa risorsa è cambiata, non so, i tag, i modified since, eccetera, se avete un po' di familiarità con questi header, sono tutti usati da questo. Ok, allora, se può fa, o sto parlando di fantascienza? Ti ho assordato? Sei Erico? No, è che mi ha bloccato. Allora, si può fare? Sì, si può fare perché ormai HTTP2 è una specifica ratificata. Tutti i browser implementano HTTP2. Dicevo che non si possono neanche fare più gli scherzi su Microsoft, no? Perché una volta dicevi questa roba c'è in Chrome, ma non c'è in Internet Explorer. No, perché questi qua hanno riconosciuto il grande potenziale di HTTP2 e hanno fatto la corsa per cercare di implementarlo prima possibile. Okay? Quindi c'è dappertutto, non solo sui browser desktop, ma anche su tutti i browser mobile. Manca qua Safari, di cui funziona, un po' non funziona, non dipende se è la versione browser che c'hai con la versione di iOS che c'hai. Mobile. Dovete provare. Allora, su mobile anche lì, se c'hai l'iPhone 18, 19 che numero è adesso, dovrebbe funzionare. Se però prova prima. Comunque, per dire che anche Apple adesso, con le notifiche, non so se avete mai usato questa feature, Apple ha messo insieme tutta una serie di server per fare notifiche push sui dispositivi. Queste notifiche push funzionano solo ed esclusivamente su HTTP2, quindi vuol dire che dentro ce l'hanno un engine e i loro server anche funzionano così. Quindi, per dire che tutti sono sulla barca HTTP2 e che HTTP1 è stato ormai praticamente abbandonato. CanIUse.com HTTP2, allora, Internet Explorer dalla 11 in avanti, Edge dalla 13, Firefox tutto verde, Safari, appunto, giardino, Opera verde, iOS Safari verde, diciamo dalla 9.2 in avanti, Opera Mini no, Android browser, non lo usa più nessuno, ormai si usa Chrome su Android, no, è Chrome for Android, nessun problema. Okay. Questa è aggiornata a aprile, credo, di quest'anno. Un altro, ad aprile, il 68% del traffico di questa CDN, di questo provider CDN, era HTTP2. Okay. Cosa vuol dire? Vuol dire che la gente deploy le web application,
mette il file in quella CDN lì, dopodiché i client scaricano la pagina dal vostro server, però vanno sulla CDN a prendere la roba del server. Cosa vuol dire? Vuol dire che il 68% dei client che vengono usati è andato su questa CDN con un browser che era HTTP2 compliant. Quindi cominciate a pensare se vale la pena spendere tempo a ottimizzare il 32% perché magari non vale più la pena. Per la dei due server adesso vediamo come. No, parlo di client. No, è però dei due server che lo implementano a parte Nginx. Adesso non lo allora, vediamo un po' qua. Adesso non so quanti di questi tool usate, se è una roba un po' da più da server side, comunque Curl, Wireshark, ci sono 59 più implementazioni. Questa è la pagina, praticamente la specifica HTTP2 alla quale abbiamo partecipato anche noi, anch'io. E l'hanno messa pubblica su GitHub, quindi si potevano fare pull request, eccetera, eccetera. E c'è una pagina nel wiki dove sono elencate le implementazioni HTTP2, trovate praticamente qualsiasi linguaggio, tutto, anche quelli di cui non avete mai sentito parlare, quindi si sta andando là. Beh, allora, qua è solo una cosa, visto che citi curl, sì. Non so, quindi ci sarà, o c'è già una flag in curl per forza, però non è default. Non credo, però credo che se tu curl è in grado, se tu fai la richiesta HTTPS, curl è in grado di fare la richiesta al server e mettere dentro la richiesta iniziale, quella che stabilisce la connessione col server, prima ancora che succeda HTTP, dice guarda che io sono capace a parlare HTTP2, quindi se il server parla anche HTTP2, cominciano a parlare direttamente HTTP2, senza... questa è la negoziazione che viene mediata da TLS, quindi sei diciamo, un layer sotto. Questa negoziazione è simile a quello che avviene con WebSocket? No, WebSocket usa un meccanismo sempre di HTTP, di HTTP 1.1, che si chiama upgrade, che però è diverso da questa negoziazione qua. Quindi l'upgrade di WebSocket avviene a livello HTTP, questa negoziazione qua avviene a livello TLS, sei un gradino sotto, sei nella parte di protocollo che cripta le informazioni. E quindi, visto quello che hai spiegato su HTTP2, WebSocket in HTTP2 non ha senso perché si ha già questa connessione stateful. Ottima domanda. Allora, visto che l'hai fatta, quando parlammo nel gruppo di esperti per fare il design di HTTP2, quando alzammo la mano e dicemmo c'è anche WebSocket ormai, fa parte del web, come funziona su HTTP2? La risposta è stata i tempi sono stretti, non riusciamo a integrarli. Quindi quello che succede adesso nei browser è questo, che quando tu apri, scarichi una pagina HTTP2 e poi nel JavaScript apri una connessione WebSocket, sono due connessioni separate. Sarebbe molto furbo usare la stessa, se non ho già una aperta, uso la stessa. Il problema è stato che sono problemi un po' storici, un po' anche di tecnici di protocollo. È stato il design di HTTP2 può essere migliorato, in particolare sulla parte di frame, però è andata così. Quindi adesso quello che succede è che i due meccanismi sono separati, sono connessioni diverse. C'è 95 connessioni a due. Si può fare. Allora, qui la parte su Java magari ve la skippo un po', qualcuno interessato? No, mi schicchiamo? Nel senso che c'è il supporto anche per Java direttamente nativo su queste cose qua, però vi parlo di... questi sono tutti server Java, ma però visto che siamo in questa pagina, allora, Getty, chi di voi deploy SPHP? Cosa usate? Nginx, Apache? In genere Apache con eventualmente Varnish davanti. Varnish davanti. L'anno scorso l'infrastruttura avevamo in Jeans, poi l'abbiamo trasformata con Apache Traffic Server come proxy,
Apache non è web server. Quindi c'hai traffic server davanti, Apache dietro e PHP e FPM ancora dietro. PHP è quello che lavora con i ruoli, quindi non c'è proprio di FPM, poi si è integrato su Apache. Poi ce ne parliamo insieme, perché questa è un'altra cosa che nessuno sa, ma che quel componente di Apache non è che lo serve lui, è PHP. Meglio il sistemista. Esatto. Ah, ci sono altri server scritti in Java, HTTP è un client HTTP2 per Android, quindi è, se voi scrivete un'applicazione Android in Java e avete bisogno di fare delle richieste a un server usando HTTP2, potete usare questa libreria qua. Per tornare a Nginx e Apache, c'ho la slide forse. Ecco qua. Questo è quello che raccomandiamo noi. Perché? Allora, browser usa TLS con HTTP2, non mettiamo qua Apache, Nginx o altra roba del genere, ma mettiamo a proxy. Abbiamo sentito parlare di a proxy? Ciao. E quello che avevamo nell'infrastruttura precedente con Nginx. E da qui parla direttamente con Jetty, che è il server su cui lavoro io, direttamente in HTTP2. Se questo lo rimpiazzate con Nginx, classica soluzione, e diciamo qua dentro ci mettete PHP, FPM, eccetera, eccetera, questa parte qua non è più HTTP2. Okay? Questo step qua non è più HTTP2. E dipende da cosa c'è dietro, HTTP1.1 oppure FASTQ. Invece la Apache Traffic Server mi sembra che è su Chrome. Qual è la gabola di non usare HTTP2 lungo tutta la catena? La gabola è che se questo signore qua è quello che ha la cache per fare un push e qui non parlo HTTP2, quando mi fai una richiesta non posso mandare indietro 4 risposte, perché il protocollo che parlo qua ne prende solo una. E quindi cosa succede? Che questo signore qua deve dire, ah, attenzione, un momento, cioè o la fa lui la cache, però non lo fanno, come vi dicevo prima, oppure questo signore qua dietro parla HTTP1 20 anni fa e quindi deve fare 95 richieste, cioè 95 richieste diventa inutile fino a un certo punto, nel senso che questa comunicazione qua è privilegiata. Perché? Perché queste due macchine ce l'hai nello stesso data center, quindi se qua hai un cavo in fibra ottica la latenza che hai, stiamo parlando di microsecondi, quindi non c'è più 200 millisecondi per attraversare l'oceano e tornare indietro. Quindi queste 95 richieste vengono servite in modo più efficiente. Però di nuovo, quante macchine devi avere dietro per fare in modo che questo signore qua abbia la possibilità di aprire 50 connessioni e mandarti 50 richieste in parallelo? Perché se questo signore qua te ne manda solo, apre solo due, almeno quelle due vanno avanti e indietro, per quanto veloci, ma è un sacco di avanti e indietro. Quindi di solito questi signori qua, insomma, sono in un data center, ne apro tante verso i server, ok? Non c'è problema, perché siamo tutti tra server qua, apriamoci di quante connessioni vogliamo, poi vengono utilizzati in modo più efficiente, eccetera. Però hai un po' questa cosa qua, quindi questa macchina qua, se qui apri una connessione e usi l'istanza Amazon Nitro e ti serve il tuo sito web, senza HTTP2 devi provare a misurare, vedere se puoi ancora usare la Nitro oppure no, magari devi usare la Medium e ti costa di più. Okay. Quindi torniamo di nuovo ai soldi. Nginx, allora nel mio, siccome io parlo Java server side, la classica configurazione è client Nginx o Apache che parlano HTTP 1.1 in reverse proxy a un server Java, okay? Ma questa configurazione qua, vi ho spiegato, non è efficiente. Okay? Se qui avete Nginx in reverse proxy, Nginx chiama via FastCGI l'interprete PHP, quindi questo tragitto qua di nuovo non è HTTP2, ok? E quindi è beneficio. Ok, se non lo sapevate,
da Getty possiamo farlo funzionare come adesso funziona in Nginx, cioè Getty può funzionare come reverse proxy verso PHP. Il nostro sito web, webtile.com, è WordPress servito da Getty. Ma questo perché Nginx, cioè Nginx di default non supporta più di due? No, supporta da questo lato di qua. Di qua parla con i client in HTTP2, ma dietro no. Adesso Varnish? Non lo so. Varnish non supporta. A proxy ti libera da queste cose qua, perché? Perché di qua, cioè a proxy non parla, semplicemente prende di qua e gira di là, ok? Non mi importa se stai parlando giapponese, cinese, eccetera, mi prendi un byte che arrivano da questa parte e li passa di là, ok? Può analizzare questi byte qua e dire, non so, fare per esempio, puoi fare virtual hosting su a proxy, ok? Quindi virtual hosting vuol dire che a proxy deve andare a vedere dentro quei byte che sta spostando per capire qual è l'host, per dire ti domando sul server 1 o sul server 2, ok? Però si limita a fare cose piuttosto semplici, non serve per esempio dei file come fa Apache. È perché Apache per me ha cambiato la vita quando gli ho detto guarda i file statici fate le abilitudini direttamente, non li chiedere neanche. Esattamente. Ma allora la domanda è perché hai Apache dietro? Perché le regole di rewrite, di gestione che sono ormai legacy, certo. Una serie di applicazioni. Apache non lo fa? Vardish ha un suo protocollo, cioè quindi la carriaccia non mi risulta, ma parlo con ignoranza. E passare anche a Nginx, anche lui ha un suo formato diverso. Formato, se sei che non puoi stare lì a rimettere che poi le spagne non funziona più. Ok, comunque diciamo che qui si può fare, ma questa è la catena che abbiamo noi per il nostro sito web, è a proxy, Getty, WordPress, yes. Ok. Via FPM? Sì, via PHP FPM e via socket. Abbiamo implementato da poco anche i Unix pipe, che però sono una caratteristica nativa che è un po' un casino farla in Java, perché ovviamente non c'è supporto nativo in Java per gli Unix socket, ma l'abbiamo fatto. Però usiamo localhost. E voi su questo server avete, scusate se prometto di interrompere. Questi tre server qua. La configurazione di FPM vuole un unico WordPress sul vostro server? Sì. Perché io ho una complessità in più per cui ho diversi WordPress e in questo momento in FPM vi sto facendo usare utenti diversi. Questo mi devasta la memoria perché ovviamente deve tirare su sono istanze diverse, no? Ogni gestione dell'utente con voi tutti i figli e quindi. Ma vabbè, poi. Però scusami, sì, ma ne possiamo parlare se viene accennato. Ma non lo risolvi col virtual hosting davanti? Chiami stanze diverse a seconda dell'host? Arrivano sotto Apache che le gira a FPM, cioè la parte di statici è gestita da Apache direttamente. Ma come fai a sapere quale FPM chiamare da Apache? Perché ne hai n diversi, no? Ne ho n diversi, uno per ogni sito, che ogni sito gira con un utente diverso, il nome del sito e il nome dell'utente fondamentalmente. E quindi nella configurazione del virtual host o chiamo FPM con una serie di parametri di specifico. Fai virtual hosting dentro Apache. Scusa un attimo, nel caso di i file statici comunque passano da Getty anche. No, perché? A proxy non gestisce file statici. A proxy non gestisce file statici e in Getty, in questa configurazione qua per il nostro sito web, non vogliamo neanche fare questo, nel senso che anche a me questa cosa dei file statici. Adesso me lo dite voi, io non lo so, però mi sembra un casino mostruoso di deployment, cioè dovete ricordarvi, no, togli fuori questi, mettili di là, ma tutto il resto no, perché, cioè, almeno Varnish dice non ce l'ho in cache, lo chiedo alla parte. Ah certo, poi lo chiedo, poi lo tengo io in memoria. Questo sì. Cioè poi quindi a livello di deployment. Però chi li mette su Apache? Cioè qualcuno di voi ha una configurazione dove ha WordPress ma dei file statici che non ha in WordPress ma ce li ha su Apache? In che senso ha? Vi assicuro che questa domanda qua l'ho sentita sempre. Cioè,
Allora, WordPress gestisce con diversi plugin, con diverse strutture, la possibilità di fare rewrite di alcune URL, e quindi anche se gliele hai caricate, in realtà le chiedi a una CDN diversa. Tanto per dire, Jetpack, volendo, puoi abilitare un modulino. Però la CDN funziona di qua, non funziona dal server. La CDN è il browser. Ma direttamente il browser, lui la prima volta che butta via l'HTTP, anche se l'immagine le ha lui, cioè perché l'abbiamo caricata dentro WordPress, le chiede alla CDN esterna, che se non le ha, le trasforma con il dominio vero e proprio, e quindi le va a prendere la prima volta. Vabbè. Allora, qui c'è una sezione su Java 9, ma non ok, qua c'era la demo, che però diventa bella sudaticcia. Conclusioni, ma insomma, la vediamo dopo. Allora, conclusione. In generale, nessun cambio per chi fa web development, ok? Voi fate i vostri siti, dopodiché come li deployate, è lì che dovete stare. Quindi se lo dite al sistemista, il sistemista dice: ieri sono stata una grandissima presentazione su HTTP2, cambiami tutto per far funzionare HTTP2. No, no. Ma voi, nella vostra applicazione, non cambiate una riga di codice. Dite a lui di cambiare, di dire ok, abilita la configurazione di Nginx per supporto di HTTP2, compriamo il certificato dalla Certificate Authority per mettere su HTTPS, eccetera eccetera, tutta roba di configurazione, però l'ha fatto una volta e poi si va a posto. Sulla parte web performance, che è il cuore di tutta la faccenda, è che tutto qua, tutta questa roba qua non serve più, perché gli spriting hacks non servono più, non serve più che voi facciate un immaginone con lo CSS, non serve più che questa cosa del domain sharding non l'ho finita. Dice che la specifica dice due connessioni per dominio. Allora, qual era il trucchetto? Se io ho images.domain.com, poi ho assets.domain.com, assets1.domain.com, per il browser sono tutti domini diversi. Ma in realtà cosa succede? Che tutti questi nomi risolvono sullo stesso server. Quindi alla fine ho 8 connessioni per il primo dominio, 8 connessioni per il secondo dominio, 8 per il terzo, ma in realtà ne ho 24 sullo stesso server. Da un browser. Ok? Quindi questa roba qua del domain sharding, perché la fate? Perché in questo modo qua, invece che aprire 8 connessioni e basta, ne aprite 24. Se dovete scaricare 95 risorse, invece che fare 95 diviso 8 viaggi, ne fate 95 diviso 24. Okay? I viaggi sono sempre 95. I viaggi sono sempre 95, ma solo che imparate, ma sono in parallelo. Sono sempre 95. Sono sempre 95. Quindi sta utilizzando adesso questa strategia e passa da HTTP2, dovrebbe. Esatto, questa strategia qua è una strategia che per HTTP1 funziona, dà un risultato, per HTTP2 al contrario è quasi peggio, ok? Non è così peggio come per HTTP1, nel senso che qui passi da una connessione a 3, 4, magari anche di più sul tuo server, però non 24, ok? JDK 9, TLS Everywhere, quello che vi dicevo, HTTP2 funziona per il browser client solo con TLS, quindi dovete usare i certificati, ok? Load balancers. Altra cosa che dovete stare attenti sono i load balancer, perché? Perché di nuovo il load balancer deve capire HTTP2 dal lato client, ma quando poi parla lato server deve possibilmente continuare a parlare HTTP2, perché sennò di nuovo tutta la catena viene interrotta e tutte le ottimizzazioni che potremmo fare vanno perse, ok? Quindi di nuovo, se avete un vendor di load balancer, se avete quelli di Echo eccetera eccetera, e pensate di migrare HTTP2, cominciate a mettere in campo una strategia per chiedere al vendor se supporta, chiedere se è possibile un aggiornamento, chiedere se quali sono le feature sia lato client che lato server di questo, del vostro prodotto. Non lo volete più? Aproxy. Aproxy è un load balancer software. Non solo, Aproxy viene embeddato dentro hardware, scatolette hardware che funzionano da load balancer,
e il software che fa funzionare il load balancer è Outboxing. Quindi lo potete installare voi e gestire voi, comprate una macchinetta, rischiate che dentro c'è cioè, Outboxing, e avete comprato la macchinetta, mentre Outboxing è open source, lo installate, cioè voi potete gestire voi, eccetera. Ok, quindi... Ok, fine. Se avete altre domande... sì. Diciamo, se c'è un firewall, sì? Non viene bloccato il firewall. Cioè, il firewall dovrebbe preoccuparsi di cosa c'è all'interno del contenuto. A quel punto non la conosci più, no? No, perché? O no? Dipende. Allora, di solito i browser, se funzionano a basso livello, aprono o chiudono le porte, quindi diciamo che fanno quel lavoro di prendere il byte da una parte e metterlo dall'altra, guardano il pacchetto TCP e dice tu per che porta sei? Sei per la porta 443, che è la HTTPS canonica, ok, allora è aperta, e quindi prendi il byte che è il nome di porta, sì, e li mando il browser. Scusami? E dei browser, fai, quindi praticamente controllano solo la porta. Esattamente, cioè, dipende, funzionano in diversi modi. Quelli che invece vanno dentro e allora tu devi poi configurare il firewall o il dispositivo con il certificato del server, perché per decrittare i byte criptati che arrivano, quel primo componente lì deve avere la chiave privata, quindi deve essere in grado di decrittare. Se tu hai una cosa di questo genere qua e quel componente lì non c'è HTTP2, ti dice cosa mi hai mandato? Io mi aspettavo dei file, cioè in formato testuale HTTP1.1, mi arrivano dei byte binari che non capisco, chiude la connessione e non funziona più. Questo però è ragionevolmente raro. Il motivo dell'uso di HTTPS, di TLS, per far funzionare HTTP2 è proprio esattamente questo. Google ha fatto degli esperimenti worldwide e ha detto come facciamo a deployare un nuovo protocollo su un web che esiste già con tutte le miriadi di componenti. Cioè tu quando chiami un server Google passi da magari il proxy aziendale, il firewall dell'azienda, arrivi su altre macchine che magari sono state deployate 15 anni fa e così via. Quindi passi attraverso tante macchine prima di arrivare al server Google. E se uno solo di questi intermediari non parla HTTP2, la connessione. Allora, qual è la gabola? La gabola è che se tu usi TLS, quando usi TLS, tu stabilisci un tunnel criptato di cui l'unico che è in grado di decrittare i dati è il server finale, è Google. Quindi tutti gli intermediari in mezzo cosa fanno? Dicono, quindi arrivate dei byte sulla porta 443. Siccome so che la porta è criptata, non posso farne altro che guardarli, prenderli di qua e passarli di là, capito? E poi dentro, che ci sia criptato HTTP2, o criptato WebSocket, o criptato HTTP1, non si può sapere, solo il server finale. E quindi in questo modo qua Google ha fatto degli esperimenti e ha verificato che le probabilità di successo sulla rete mondiale erano superiori al 99%. Cioè tu potevi prendere, cioè se il browser supporta HTTP2, le connessioni di quel browser lì erano su qualsiasi sito mondiale che insomma esistito da Google eccetera, era del 90, più del 99%. Quindi hanno detto abbiamo trovato l'uovo di Colombo, perché a questo punto qua noi possiamo continuare a migliorare il protocollo, renderlo sempre più efficiente, sempre più con più feature che possono essere usate dagli sviluppatori eccetera, senza cambiare tutta l'infrastruttura web, che fantastico, perché immagina di dover dire signori, da domani non si chiama più HTTP ma si chiama Google, //// ma ti immagini, cioè avresti dovuto cambiare tutto l'hardware mondiale, sarebbe stato un mucchio di hardware. Il fatto che HTTPS, quindi diciamo nessun firewall può metterci dentro. Bravissimo. Proprio perché la connessione viene criptata, si dice end-to-end, cioè da te al server finale. Qual è la parte in cui accennavo prima, 5 minuti? Qual è la parte che non va bene in questa cosa qua? Immaginatevi in Africa, le country che sono povere, in cui non hanno come noi broadband, alta velocità, eccetera, eccetera, ma vuoi comunque navigare col tuo telefonino.
quello che fanno in queste country è proprio quello di mettere dei server che sono aggressivissimi nel pesciare la roba. Quindi invece che farti fare i 200, 500, un secondo di latenza per andare sul server vero Google, hanno cacheato tutto quanto loro e dice quando mi arriva la richiesta Google ce l'ho qua la roba, ce l'ho qua io e te la rispondo immediatamente. Questo riduce i tempi di latenza, vuol dire che là magari ancora non ce l'hanno come qua che è flat o virtualmente flat, no? Io qua ho un contratto 2 giga ma non li consumo mai, non arrivo mai neanche su 5 mega, quindi è virtualmente flat, no? Okay? Ma là magari paghi ancora al kilobyte, okay? Quindi se ho al tempo che lo uso. E quindi il fatto di avere una end-to-end per loro è un problema. Si sta parlando di una serie di come dire, trusted parties, quindi tu dai praticamente la tua chiave privata, fondamentalmente, la dai a questa trusted party che ti garantisce che opererà in un certo modo. Certo che però nessuno lo vuole fare perché ti dà la mia chiave privata al momento, perché a questo punto qua puoi decrittare tutto il traffico mondiale per essere sicuro, quindi ci sono dei problemi, ma ci sono anche delle elementi eccezionali. Io partecipando a questo gruppo di esperti su HTTP2 è sicuro c'è della gente che fa impressione, quindi cioè, arrivi un po' nel campo della creatività, cioè del creare la roba da zero, devi scavare dove non è mai passato nessuno, quindi impressionante, è stata una bellissima esperienza. Quindi ci sono gente stra esperta di sicurezza che sta lavorando a questo problema, e che non è solo legato a HTTP2, adesso tutto si sta muovendo verso avere comunicazioni criptate in generale. Quindi problemi di sicurezza che ci sono, perché anche gli attacchi passano, quindi i firewall stanno impazzendo perché arrivano attacchi da scriptati e loro non riescono a fermarli. I web farm stanno mettendo, non ricordo neanche come si chiama, ma dei sistemi che spacchettano e impacchettano. Si può fare, ci sono tutta una serie di tecniche, devi andare a un livello più basso, ma certo, questo di più ci sono una serie di... Addirittura, famoso Big Data, so di società che fanno analisi di questo tipo qua sui pacchetti di schema, quindi a un livello proprio basso, devo dire. E ti dicono, io ho avuto 500 pacchetti al secondo da questo indirizzo di client e secondo tutta una serie di regole che ho impostato, anche questo sembra che sia un... perché ho imparato, faccio anche deep learning, no? Vedo, ok, vedo questo shape di traffico, tu umano mi dici questo è stato un attacco di denial of service, me lo marchi così, io me lo ricordo che questa forma di traffico è un denial of service, la prossima volta che incontro la blocco io. Quindi c'è un'evoluzione enorme su questo. Magari era un problema privato. Hanno un traffico leggermente diverso, è vero, però per dirti, è un crawler privato, ho fatto il compleanno qualche giorno fa, io sono molto poco attivo su Facebook, mi sono arrivati 60 messaggi da 90 metri di auguri da parte degli amici. Il giorno dopo mi sono logato a Facebook e ti abbiamo disabilitato l'account perché abbiamo visto del traffico sospetto nel tuo sono spammers che ti hanno spammato l'account. E poi l'elenco di tutti i miei amici che mi facevano gli auguri fa seleziona i post che vuoi cancellare. Nessuno, erano gli auguri di compleanno, però non hanno messo quella regola, cioè da un certo punto di vista ero annoiato, no? Perché dico, ma guarda cosa fa Facebook. Dall'altro dico, beh, però cioè, grazie che lo fai, perché se fosse stato veramente un attacco... grazie che l'unica volta che potevo usare Facebook. No, esatto. Questo per essere così intelligente non hai neanche controllato che era il mio compleanno. Bravissimo. Però non parla con product. Bravissimo. Però la cosa positiva, l'ho vista dal lato positivo è che Facebook ha in piedi dei meccanismi per fare detection sull'attività del mio account per capire se qualcuno lo sta spammando. E quindi di questo sono grato in qualche modo, no? Quindi vabbè, ho dovuto cambiare la password perché era il mio compleanno, colpa mia che non uso abbastanza Facebook, no? Però per dire che è successa una cosa simile ma all'opposto. Io tempo fa, qualche anno fa, utilizzavo un plugin che mi permetteva di cancellare la roba vecchia su Facebook.
Facebook, un'estensione del browser. E non so, l'ho fatto andare un po' troppe volte, un po' troppo veloce. In 24 ore mi hanno fatto il rollback dei dati. Ah. Però erano dati effettivamente cancellati. Quindi non ti fanno neanche cancellare i tuoi dati. Se lo fai in modalità automatica. Cercate di diffondere, perché non è, oddio, si sta diffondendo, come vi ho fatto vedere i numeri, no? Però occorre veramente cambiare il web, bisogna, parte anche un po' da noi, no? Noi facciamo un po' la nostra parte, però occorre proprio che anche chi sviluppa applicazioni cominci a pensare anche dal punto di vista delle performance. Mi metto seduto un momento, soluzione 1, HTTP 1.1, devo fare sparitating, domain sharding, resource inline, eccetera, eccetera. HTTP 2, non devo più fare niente. Sforzo per fare quella roba là, enorme. So, se qualcuno poi ha fatto image spriting, le regole CSS non dovete scrivere. Ma ci sta su quello, dai. Poi ci sono le SVG, anche per le donne, c'è SVG adesso. Ma devi fare comunque qualcosa che di là non lo devi fare, no? E quindi è... E ovviamente siete più veloci a deployare, più veloci a cambiare il sito, e più veloce il sito, perché deve fare meno cose. Grazie. Ci sono delle domande, poi...